Noi chiediamo al governo di proseguire lungo la strada dei sostegni a famiglie e imprese per arginare l'emergenza energetica e l'inflazione che ormai sfiora il 12% e limitare gli effetti di una recessione alle porte. In sede europea chiediamo al governo un rinnovato impegno per un tetto ai prezzi dell'energia e in sede nazionale di rafforzare i crediti di imposta, di rateizzare le bollette e di sostenere la liquidità per le imprese. Grazie. Grazie.